e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Try On Haul in collaborazione sempre con Shein. Ogni volta a inizio video dico che mi hanno mandato un sacco di roba e vi riconfermo questa cosa, mi hanno mandato un sacco di roba perché io, me medesima, ho scelto un sacco di roba e inizio subito con questo maglioncino che vedrete anche all'azione in un video dove copio la morning routine. Ho copiato la morning routine di una modella strafaiga. Va bene, quindi questo maglioncino, adesso qui vedete tutte le cosine indossate e vi lascio il link di tutte le cose che vi farò vedere qua sotto in info box. Maglioncino mezzo collo, ma è ovvio che sia mezzo collo, con le maniche a sbuffo, ma cose più scontate di me. Ci sono? È di un rosa antico, molto bello, molto oversize, veste abbastanza largo ma a me non dispiace affatto. Poi io di questo mi sono innamorata, cioè l'ho lavato, l'ho subito messo, avete anche visto le stories di Instagram. Approfitto per dirvi che qua sotto, a parte seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, qua sotto in info box trovate un link dove avete la possibilità di riscattare un buono da 50 euro con il mio codice sconto che trovate sempre qua sotto. Questo completo è meraviglioso, io ancora non so se utilizzarlo per restare in casa o per uscire, le poche volte che uno può uscire. Questo è il colore e non gli si può dire niente. Il modello è ancora di più meraviglioso, almeno per quanto mi riguarda, per i miei gusti, il mio stile. Il maglioncino ha sempre le solite due caratteristiche, il mezzo collo e le maniche a sbuffo. Questo segnatevelo, prendete appunti. E invece la parte di sotto è un pantalone che è elasticizzato, ha i suoi laccini e ha delle gambe molto molto larghe, ma su vi dico sta veramente benissimo. Mi ha fatto i complimenti mia suocera, mia cognata, e l'avevo messo praticamente così una domenica, sono scesa giù a cena dopo la doccia, ho messo questo e niente, mi hanno detto ma che bel completo che hai su, ho fatto proprio un'ottima scelta. C'era anche in altri colori, io non escludo che prossimamente lo vedrete anche su questi schermi in altri colori, c'era rosa, blu, un cammello verde e mi sembra grigio. Comunque è veramente meraviglioso, avete visto che indosso sta veramente veramente bene. Poi tra l'altro io essendo bassa ho trovato che l'orlo dei pantaloni non fosse troppo lungo, quindi va bene secondo me anche per uscire una mattina, un pomeriggio, in generale in modo molto casual, magari abbinato con accessori dorati, un bel trucco, fa veramente non la differenza, però è molto bello. Ecco a voi K e le sue spiegazioni. Ho preso tre blazer meravigliosi, uno è di questo verdone, meraviglioso, cioè è un verde stupendo, solamente che pur avendo preso la S, datemi un consiglio, scrivetemelo nei commenti perché veramente qui ho bisogno di voi, indossato non so se sia effettivamente da portare oversize, quindi con un fitting largo, o se io magari dovevo prendere la XS, ma non sono sicura che ci fosse la XS, motivo per cui poi mi sono ritrovata a prendere questa taglia. Ha le spalline imbottite, i bottoni dorati, il colletto classico di un blazer, e appunto questo colore mi ha proprio catturata. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ovviamente mi scuso per tutte le volte che adesso vedrete la tuta dei pantaloni grigia nelle clip dei capi indossati, però quel giorno ero veramente stanca, poi non avevo lo sbattimento di cambiarmi tante volte, ve la dico proprio sinceramente. Apprezzate la mia sincerità, lo sapete che è una delle mie diciamo caratteristiche di questo canale, dire cioè proprio nel viso quello che penso e io ve lo dico. Quindi fatemi sapere perché è meraviglioso, magari con immaginate un total black tutto bello aderente, un paio di scarpe col tacco naturalmente e questo sopra. Wow, ho sempre avuto nel mio armadio un blazer con le maniche a tre quarti e ogni volta che si avvicinava l'autunno e volevo mettermi un blazer nero, quello rimaneva lì perché appunto poi avevo freddo. Quindi mi sono detta, senti Cri, prenditi un blazer classico con le maniche lunghe che ti puoi mettere anche autunno-inverno, e l'ho preso. Adesso poi lo vedete indossato, anche questo ha le spalline leggermente imbottite, anche di questo ho preso la S, non so se io sono bassa, cioè non è con i dubbi riguardo questo, ma rispetto a questo blazer sicuramente sono un pochino bassa perché sulla modella arrivava tipo a metà coscia, a me arriva un bel po' più lungo, però secondo me è veramente veramente carino. Devo trovare ovviamente modo di indossarlo con le cosine giuste, ma attenzione, qua arriva il pezzo mio, questo è il pezzo mio preferito, questo è il mio
pezzo preferito, veramente, letteralmente, di tutto quello che io ho ordinato. Se voi mi seguite su Instagram, sempre la solita premessa, avete visto che tempo fa pubblicai una stories dove vi facevo vedere questo blazer, adesso poi lo vedete indossato, abbinato ad una borsetta, e vi avevo scritto: oh mio Dio, questa combo è spettacolare, la devo provare. E infatti l'ho provata, perché il blazer è questo qui, color menta, bellissimo, anche lui ha le spalline imbottite. In pratica il modello è molto simile, se non uguale, a quello verde, ma non ne sono proprio sicura, no? Di questo anche ho preso la S. Questo sapevo già che sarebbe stato un pochino larghetto, perché nelle recensioni c'era scritto anche di quello verde, però insomma volevo provarlo proprio effettivamente io. Però vi dico, nonostante essendo comunque una persona minuta e bassina, indossare, che ne so, un outfit tutto stretto con un bel paio di scarpe abbastanza alte, da non caderci almeno io, e un qualcosa di oversize sopra, non mi dispiace per niente. Quindi questa è una giacca, è la giacca appunto che avevate visto nelle stories, e vi faccio subito vedere la borsina con cui io ho deciso di abbinarla. Eccola qua, il verde, questo qui, è un pochino, diciamo, militare. Io sul sito l'avevo vista leggermente più chiara questa parte, motivo per cui avevo pensato di abbinarli insieme. Ma nonostante ciò, l'abbinamento è veramente carino. Poi una cosa molto carina è che questa borsetta, a parte comunque il dettaglio qui carinissimo, viene in dotazione con due tipi di tracolla, ecco, una più larga ed una più classica, così, con il suo cinturino e la cordicella dorata. Quindi ci sono due tipi di tracolla, ecco. Quello però che ho indossato sotto tutti e tre i blazer era questo body bianco, anche lui sempre con le spalline. Stanno andando molto le spalline ultimamente. Semplicissimo, a manica lunga. Volevo un body proprio per questo utilizzo, da mettere sotto, ma anche non sotto solamente i blazer, sotto anche dei maglioncini un pochino più leggeri. Però mi rendo conto, e lo vedete anche voi comunque, che nonostante abbia preso la M, pensando che fosse bello aderente, mi sta leggermente larghetto, cioè mi fa qualche piegolina, qualche grinza addosso, però non c'è problema se deve andare giustamente sotto. Anche qui sono un pochino indecisa rispetto a questo maglioncino, perché non so se darlo via. Ne ho uno molto simile, però dovete dirmi anche voi appunto se mi sta bene oppure no. È molto semplice sul davanti, mentre le maniche sono tutte belle pompose, belle arricciate e ovviamente finiscono a sbuffo. Voi da lì che cosa dite? Fatemi sapere, perché mi affido totalmente a voi. Prima di proseguire con... no, gilet. La moda dei gilet, si sa, è proprio esplosa negli ultimi mesi. E anche io ho voluto provare, perché... cioè, anche qui questa volta non arriva dopo, questa volta ci sono sul pezzo, tra virgolette. E ho preso questo qui per iniziare, diciamo, per provare. Molto semplice, scollo a V, color crema intrecciato, il classico gilet, quello da papà, da nonno, che ho messo indossato con una camicia bianca. Ho notato, ma me lo aspettavo questa cosa, perché guardando le immagini su Pinterest e anche su Instagram mi aspettavo che comunque fosse abbastanza grande, soprattutto nella parte delle spalle, e così è stato. Fatemi sapere se vedete anche qui una cozzaglia di cose o un abbinamento decente, che ovviamente deve essere strutturato comunque meglio, però se camicia più gilet mi donano, scrivetemi tutto, ecco, scrivetemi ogni cosa. Accessori che, come vedete, ancora non ho scartato. Questi due sono, vi faccio vedere qui da vicino, delle decorazioni da mettere sul colletto della camicia, sulle due parti a V che vengono giù. Quelle sono con le farfalle e queste sono molto più semplici, triangolari, effetto 3D. Vi faccio vedere direttamente la foto di come appaiono, ecco, così non mi impicco a fare cose strane, che tanto non sono capace. Cioè, io prima di metterle queste, sapete quanto passa, perché non sono mai capace a fare queste cose. Cioè, io se mi tolgo questa collana, la poggio, poi la riprendo, è tutta aggrovigliata, così, tipo le cuffiette. Poi ho preso questi due cappellini stile incantatori di serpenti, cioè tipo turbante, no? Non so se si può vedere, nero e color crema, nude, insomma. Poi proverò, è la prima volta che li provo, cioè
non l'ho provati ancora, però proverò adesso. Cioè io in realtà questi qua li avevo presi prima di decidere di farmi la frangetta, quindi non so come mi potrebbero stare adesso che ce l'ho. E queste invece sono delle fasce semplicissime che ho pensato di prendere in alternativa al solito berret, perché ho pensato che se un giorno magari sto in tuta ma ho anche la combo fatale che sono i capelli da lavare, io posso comunque farmi una bella coda, mettermi una spruzzata di shampoo secco sulla frangetta e mettermi una bella fascia per dare, magari ho anche un paio di orecchini carini, per dare una parvenza più di no? Avete capito? E invece se io mi mettessi la tutona, la felpona più il berretto con i capelli tutti giù così, veramente sembrerei l'ottavo nano che si è perso per Roma. Ok? Quindi ho pensato a questa soluzione, ecco. Poi sapete che io sono una che deve, cioè io prendo ma deve ancora sperimentare, io prendo tutto in base alle mie idee, tipo Platone. Su Shein quindi ci sono i saldi, vi rimetto tutto qua sotto, codice sconto, tutti i link che vi ho fatto vedere e anche il sito di Shein, anche il sito per Barò Cosmetics, il sito per i miei blush, per le mie felpe, tutto. Vi metto tutto quello che vi potrebbe servire. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Non ci arrivo, mi dispiace, stavolta non ci arrivo.